C'è qui una parola per voi, profeti in fuga, profeti che scappate rispetto alla missione che vi è stata affidata, profeti spaventati per l'ostinato desiderio di Dio di salvare la gente di Ninive, di salvare invece che punire, di salvare invece che distruggere. C'è qui una parola per voi, profeti addormentati nel mezzo della tempesta, che dormite profondamente mentre la nave affonda. C'è una parola per voi, profeti inadatti ad essere profeti, facili all'invettiva e al risentimento, impenetrabili alle intenzioni di Dio, allergici alla sua misericordia. C'è qui una parola per voi, poveri profeti da niente, profeti di cui la storia si prende gioco. E c'è qui anche una parola per voi, discepoli mediocri, incapaci di vegliare un'ora con il maestro angosciato. C'è una parola per voi, discepoli ottusi, smarriti di fronte alle confidenze ultime, al segno del pane e del calice, consegna di sé irrevocabile nel corpo dato, nel sangue versato. C'è qui una parola per voi, discepoli maldestri, che usate la spada quando la via del Signore è la mitezza, che siete vinti dallo spavento quando la via del Signore è la fortezza. C'è qui una parola per voi, discepoli infedeli, indotti a rinnegare dalle insinuazioni di una serva. C'è qui una parola per voi, discepoli da poco, inclini a dissociarvi dall'amico e Signore, piuttosto che fare brutte figure ed essere esposti al ridicolo o all'accusa umiliante e pericolosa. E c'è anche una parola per voi, comunità deludenti, che siete convocati dall'amore e non vi amate. Comunità insignificanti, che dovreste essere un segno di comunione nello spezzare del pane, e siete separati, divisi da beghe meschini, da rivalità ridicoli, da egoismi impenetrabili alla grazia di questo pane e di questo vino. E qual è dunque questa parola rivolta a destinatari che hanno tante buone ragioni per sentirsi delusi di se stessi e deludenti per il Signore? E la parola è questa: voi siete dentro la storia della salvezza. Voi, così come siete, siete incaricati di scrivere pagine di Vangelo. Voi, così poco disponibili alla profezia, siete chiamati, come Giona, ad essere profeti di malavoglia e risentiti. Proprio voi, come Giona, potrete convincere la città che c'è una via di salvezza, che Dio non è stanco della gente che grida fino al cielo la sua malvagità. Dio vuole ancora salvare. La vocazione alla conversione è dunque affidata a voi, profeti da strapazzo, e se voi ubbidirete, la città sarà salvata. E la parola è questa: voi siete chiamati ad essere testimoni di Gesù. Proprio voi, discepoli inadeguati, dovrete narrare di come siete stati con Gesù. Avete ascoltato senza capire, avete guardato senza vedere. Dovrete dire a vostra vergogna come l'avete abbandonato.
come avete avuto paura. E proprio voi, chiamati per nome, con uno sguardo di predilezione, eppure così impermeabili alle parole, proprio voi, così incapaci di contenere il vino nuovo, così ripiegati su voi stessi, e per secoli si domanderanno perché Gesù abbia scelto proprio voi, gente inaffidabile. Ma la parola che oggi risuona lo rivela. Non perché siete eroi esemplari, non perché siete santi irreprensibili, ma perché avete pianto, perché vi siete sentiti trafiggere il cuore dallo sguardo di Gesù e avete ricordato la sua parola. Proprio per questo siete stati scelti, perché siete mediocri, eppure avete ricevuto lo spirito di santità, perché siete miopi, eppure avete visto la sua gloria, perché siete fragili e confusi, eppure vi siete ricordati della sua parola e avete ripreso a camminare. Proprio per questo siete stati chiamati, perché tutti i peccatori, tutti i mediocri, tutti i borbottoni, tutti i vili e i pigri possano alzare la testa e pensare: ma allora anch'io potrei diventare un discepolo, anch'io potrei essere un testimone, anch'io un missionario, anch'io un santo. E la parola è anche questa: la comunità deludente e imperfetta, proprio questa Chiesa, custodisce quello che ha ricevuto dal Signore e che dall'Apostolo è stato trasmesso. Proprio questa comunità che molti hanno lasciato, delusi nelle loro aspettative o nelle loro pretese, che molti hanno contestato, che è di moda irridere e squalificare, proprio questa Chiesa celebra l'Eucaristia e diventa un cuor solo e un'anima sola per annunciare la morte del Signore finché Egli venga. Proprio questa Chiesa che molti hanno criticato perché ha raccomandato la prudenza in questo periodo fino a rinunciare alle assemblee liturgiche e che molti hanno criticato perché non è stata abbastanza prudente e che molti hanno criticato perché non è riuscita a convincere Dio a qualche miracolo spettacolare e che molti hanno criticato perché continua a desiderare la convocazione festosa dei fedeli nella celebrazione eucaristica, mentre secondo loro dovrebbe rassegnarsi a dichiarare fallimento e a tacere. Proprio questa Chiesa è la comunità che si vuole convertire, che vuole incamminarsi fiduciosa per una nuova umiltà e per la tenacia nell'annuncio del Vangelo a tutti, fino ai confini della terra. Ecco, questa parola non nasconde che noi siamo profeti da strapazzo, che noi siamo discepoli mediocri, che noi facciamo parte di una comunità segnata da molte debolezze. Non nasconde questo, eppure ci dice che la parola che salva, la presenza che raduna, il messaggio che chiama a conversione viene da noi. Non perché ci accontentiamo dentro la nostra mediocrità, ma perché ci sentiamo
trafiggere il cuore dallo sguardo di Gesù e ci mettiamo in cammino. Non siamo perfetti, non lo saremo neppure domani. Siamo peccatori perdonati, siamo discepoli ancora disponibili alla parola che ci chiama. Proprio noi, discepoli da niente, saremo testimoni del Signore del cielo e della terra.